Ehi là, sto facendo un'altra ranked in PBE, come si sarà intuito dai miei ultimi 10 video. Manca solo più qualche giorno, non so quanti di preciso, ma dovrebbe essere il 19, correggetemi se sbaglio, alla nuova patch in cui si potranno di nuovo, per fortuna, giocare le ranked sullo standard, anche perché va detto che avendo ormai l'MMR un po' alto in queste ranked sul PBE ed essendo delle ranked sul PBE ci va una vita a trovare le partite. Questa per esempio ha avuto 8 minuti e mezzo di coda per trovare un match, quindi anche quello è un po' noioso ad essere sincero. Visto che ormai ho provato più o meno tutte le comp che potessi provare andando a forzarle, questa partita non forzerò nessuna comp in particolare, ma la giocherò semplicemente con quello che trovo, come se stessi facendo una ranked normale. Quindi non ho nessun team in mente in particolare, vedrò solo quello che trovo. Per ora ho trovato un champion per tipo, tranne questi due warden. È una partita d'inferno, quindi ho attack speed bonus, che comunque serve più o meno a tutti i champion, quindi non prevede nessuna strategia in particolare. Magari potrebbe essere utile, cioè potrebbe essere un po' più worth investire su Diana, dal momento che Diana è un assassino inferno e la Qiyana presente in questa modalità è anche lei un assassino inferno, quindi con due champion già si hanno due possibili sinergie a un solo champion di distanza, ma al di là di quello non mi viene in mente nessuna strategia particolare da adottare. Magari sì, i Ranger possono essere un po' favoriti, sicuramente sono favoriti le Giant Slayer e gli oggetti che applicano effetti on hit, ma insomma, al di là di quello. Braum e Jax, ok. Ok, ho trovato tre Ornn, ne compro due perché di più non mi servono. Compro. No, in realtà va bene così, faccio solo un reroll però. Interessante. Ho trovato due Nasus. Avrei dovuto mettere i Ivern perché comunque è vero che avrei avuto tre Woodland, ma almeno avrei avuto due Druidi. Ho sbagliato un pochino qua. Oggetti ho una Giant Belt, quindi potrei fare semplicemente una Hydra che non mi sembra particolarmente utile. Abbiamo questa vita Nasus che non deve morire perché deve carriare. Solo che questi non pigliano danno manco ad ammazzarli, quindi la vedo dura. Sembrerebbe persa. Non riesco a ucciderne uno. Ok, uno è morto almeno, dai. Aspetta. Oh, è andato giù uno, vanno giù tutti. No, scudo contro scudo. Ce la fa, ce la fa. Wow, che roba tirata. Ok, giustamente ci è rimasto un po' male anche lui, ma ci sarei rimasto male anch'io, quindi voglio dire, eravamo nella stessa posizione. Faccio gli Ocean perché sicuramente sono buoni in questa situazione. E faccio un reroll. Thresh, Vladimir. Li compro entrambi. Vendo questo Ornn di troppo e mi compro Nico. Così se trovo un Ivern prendo in considerazione di cambiare gli Ocean con 3 Woodland. Potrebbe anche non servirmi, sì. Dovrebbe essere vinta a posto.
No, volevo comprare Vladimir. Ho sbagliato. L'avevo venduto Ornn, vero? Peccato, ho trovato altri due Ornn. Ho trovato Thresh a 2 stelle, quindi non lo tolgo più. Ma posso fare questa cosa qui. Vendere lui e Nasus. Comprare due di Exp e mettere così. Voilà, ora non farò tanti danni, ma ho un team pressoché immortale perché tra Woodland e Warden più la lanterna di Thresh dovrebbe fare fatica a morire qualsiasi cosa. Dai, Thresh, fai sta lanterna prima che muoiano però. Ok. Ha funzionato. Aveva dei bei danni lui, ma non gli sono bastati. Ah, non ho messo la mia vita. Ora devo decidere su chi metterla. Non sarebbe male trovare un altro Ivern a questo punto. Non sarebbe male neanche riuscire a prendere un'altra vita per fare una Wormhog, che è sempre un bell'oggetto. O in alternativa posso prendere qualcosa per Thresh, visto che ha un attack speed. In effetti non è buono loccarsi un attack speed su Thresh, però è andata così, quindi. Ok, prendo la mia vita. Tra l'altro su un champion da 3 gold che già di per sé giustifica abbastanza la scelta. Lo metteremo magari poi. Compro questo Maokai e questo Thresh. E non so se fare questo reroll a questo punto. Sì, ci sta. Posso vendere Syndra e Warwick e comprare questo mondo. Mi serve la Wormhog. Questa è una bella domanda. Vorrei tenerla per mondo. E non so su che champion metterla perché non so che cosa venderò alla fine per mettere mondo. Ho trovato un altro Maokai. What? Maokai a 2 stelle. Nautilus. Nautilus sarebbe meglio di Ornn. Se solo Ornn non fosse a 2 stelle, però vabbè, me la rischio. Il mana serve a tutti. Perché ho due Maokai? Che cosa ho fatto? Ah no, si è sdoppiato ovviamente. Che domanda stupida che ho fatto. Avendo due Maokai, pensavo di averne messo dentro uno per sbaglio, ma semplicemente si è sdoppiato con i Woodland. Perfetto. È un team veramente molto solido questo. Tre druid, due Woodland, due Ocean e due Warden. Forse è la cosa più tanky che si può fare all'inizio. In assoluto, dico. Ora però dovrei risparmiare. Va bene tenere la winning streak, ma. Però questo Nautilus. Allora, ho venduto il mio Ornn a 2 stelle, quindi vendiamo anche questi due Ornn qua. Almeno stiamo a 10 gold. Probabilmente potrei vendere. No, vabbè, non vendo mondo perché ho Olaf, quindi ho già i due berserker migliori del gioco.
Ok, questa la metto su trash, tanto ha un attack speed. Almeno qualcosa che fa danno ce l'ho in questo modo. LeBlanc mi serve? Sì, perché Woodland. Un altro trash e Ivern, ok. Aspetto ancora un turno a comprare il livello. Allora, se dovessi mettere questa Wormhog, la potrei mettere. Sì, dai, la metto sui Woodland perché alla fine. I Woodland saranno quelli che probabilmente toglierò. E questo team non mi piace, per cui la metto subito. I danni sono affidati a Thresh e ho detto tutto. Infatti li sta facendo lui. No, no, mi ha ucciso Thresh. Ora i danni sono affidati boh, a Nico, non lo so, sì, a Nico. No, non mi uccidere quello, no! È stata un po' sfiga questa, perché mi ha ucciso subito Thresh, che tra l'altro non è facile da uccidere. Vabbè, a sto punto compro il livello, tanto uguale. Mettiamo dentro un altro Thresh. Così. Ok. Ora sono ancora più tanky, ho qualche danno in più, non molti, ma. Mi spiace di aver perso questa winning streak perché era divertente come stava andando la partita. Ok, questa sembra vinta abbastanza facile. Nico, Ivern e Nico. Perfetto. Posso risparmiare tranquillamente un altro turno. Cioè, risparmiare. Dopo aver comprato due champion, vabbè. È veramente molto solido questo team in questo momento. L'unico mio problema è il non avere tanti danni, ma sicuramente adesso aver fatto Nico a 2 stelle aiuta. Posso vendere questa LeBlanc che ormai non è più cosa sua. Non scendono, restano veramente tutti full vita o full scudo o entrambe le cose. L'unico problema è che i Woodland di sicuro non si possono portare in late game, quindi devo pensare a qualcosa da fare prima di allora. O meglio, prima di arrivare nel late game impreparato, non ho oggetti. Non ci sono champion che mi servono particolarmente. Ma non voglio il mana, quindi prenderò questa. Quella. Perché il mana proprio non lo voglio, quindi. Non so bene cosa farmene. Compro Volibear, ora ho un altro Volibear, mi avvicino a cambiare i tre Woodland con i tre Berserker, questo è quanto alla fine. Quindi la vita la diamo a uno di loro, direi. Non so se darla a lui, ma sì, dai.
Sarebbe stato meglio avere entrambi i champion, cioè entrambi gli oggetti sullo stesso champion a questo punto, ma pazienza. Arrivano gli scudi e non muore più niente. Comunque Nico fa proprio senza, fa più danni di tutti, senza pari, diciamo. Non mi viene la parola, ma vabbè. Ci siamo capiti. Direi di risparmiare perché sicuramente togliere i woodland significherà dover poi rerollare per trovare tanti berserker e quindi devo preparare un po' di soldi per il late game. Tutto il mio DPS va su Jax, che non è una buona cosa. Forse questa è un pochino più combattuta delle altre. Però gli ho ucciso forse il suo main DPS, anche se questa fa dei bei danni, non... è andata così. Volibear si compra. Direi che posso vendere questi due Ivern, tanto si sta quasi avvicinando il momento di vendere tutti i Woodland, è inutile risparmiare ancora Champion Woodland. Ho visto persone andare fino alla fine con 3 Woodland a 3 stelle, però comunque, nonostante siano champion a 3 stelle, siano per questo motivo anche abbastanza forti, non sono mai una scelta ideale. Perché le altre comp semplicemente sono più forti di queste. Ok, voglio ora più che mai fare mondo, perché ho trovato questa per fare il morello e quindi la metto su un champion. Vabbè, inutile mettere un api su Maokai, tanto vale mettere direttamente il morello qui e poi venderlo. Certo, è ridicola perché non serve a niente, ma no, lo metto su Nico. Nico verrà venduta, devo solo fare attenzione a non dare, a non creare oggetti inutili, quindi metterò questo su Maokai. Me ne sto con 50 gold, magari il prossimo turno potrei pensare di fare lo switch. Però non ho ancora trovato mondo né Olaf, cioè non ho ancora trovato né il secondo mondo né il secondo Olaf, quindi prima voglio trovare quelli, perché mettersi a rollare per due champion uguali è un po' una scelta discutibile. Questo team comunque al momento sta ancora reggendo abbastanza, quindi devo fare attenzione a non forzare troppo il cambiamento. Tutto sommato Nico i suoi danni li fa e tutti tankano assieme felicemente, quindi non devo avere troppa fretta di buttarli via. Un altro Volibear, non so se prenderlo. Sì, dai, lo prendo. Vendiamo questo, che tanto non era un'idea valida. E ora sono tentato di comprare questo trash, ma forse se perdo lo vendo. Solo che ne ho 7, quindi magari dovrei tenerlo e basta. Trash non è nemmeno previsto che io lo tolga, quindi sì, dai, lo tengo. Solo che devo togliergli la Giant Slayer per darla ad Olaf, quindi non lo so. Vabbè, se vinco è facile, vendo Ivern. Dai, lo vendo subito come gesto di
di fiducia nel mio team. Aia, niente, dov'è? Fatto questa dolorosa cosa e l'ho venduto, ma questo è meglio? No, è uguale. Dammi qualcosa per favore. Maokai. Dammi qualcosa di quello che mi serve adesso. Maokai, perfetto. Ora la imparo anch'io la violenza. È arrivato il momento in cui questo team inizia a essere obsoleto. Solo che vorrei almeno un mondo, un Olaf, dammi almeno un segno di speranza. Se no come faccio a iniziare a cercarli? Altro questo si può vendere. I gold in più mi aiuteranno a trovare quello che mi serve, forse. Non c'è un mondo e non c'è un Olaf. Molto male. Quando picco, sempre per ultimo, nonostante abbia perso punti, questi due oggetti vanno assieme, per cui mi servirebbe un paio di guanti. Ci sono? No, ok. Perfetto, prenderò un armor per fare un gauntlet. Un gauntlet è sempre un buon oggetto che si può mettere. Niente, mi hanno rubato pure quello. Prenderò la vita per fare una trapclaw. Volibear, compriamolo, vendiamo tutto, dai, tanto Maokai non ha senso tenerlo. Mettiamo questo, mettiamo intanto lui, bah, anche no. Mundo, questa è la speranza. Ok, dai, ci siamo, prossimo turno si fa il cambiamento. Però ora sono tentato di fare due Wormog. Oddio, quanto voglio fare due Wormog su Mundo, lo faccio. Lo faccio. Ovviamente su Ivern sono inutili, ma su Mundo saranno divertenti. Se solo fosse già un mondo. Basta, è giunto il momento. Ah, ho già trovato un mondo, perfetto. Via lui. Via lui. Teniamo Nico per il momento, tanto non ho motivo di toglierla. Vendiamo questo, vendiamo questo. E andiamo a cercare Olaf. Questi si prendono. E questo si prende. Vabbè. Continuiamo dopo. Vai qui. No! La sua ultimate fa danno in base alla vita, quindi più vita ha, più forte è. Non riesce a resistere, mi sa. Se si fosse avvicinati un po' prima, magari sarebbe durato un po' più a lungo. Però devo trovare. Devo, ahimè, trovare subito questo Olaf. Ho ancora in gioco due trash, tra l'altro. Questo lo devo vendere. Perché, come ho detto, il suo oggetto va ad Olaf. Solo un reroll Twitch, ok.
Ora mi serve. Ah, mi ha già messo dentro zia, ma mi serve il terzo poison. Una vita sarebbe perfetta adesso. Così, due Wormhoog e il Morello è la build ideale di mondo, secondo me. Ho trovato una vita, ottimo. Lo faccio. Questo va qui. E ora devo dare a... Posso fare un Berserker extra, questo non è male. Questo era esattamente quello che mi serviva. A volte neanche li chiedi e arrivano. Solo che non so chi fare Berserker. Potrei fare Nautilus. Ma in realtà dovrei fare tipo Braum. Mi serve un altro Glacial. Soprattutto se potessi togliere qualcuno. Mi serve Olaf. E tra l'altro questo va su di lui. Allora questa la diamo a Singed. Ok, gli ho dato i Berserker così anche lui adesso frizza d'area come gli altri. Solo che mi servirebbe il quarto Glacial. Dovrei togliere un Berserker, ma non credo di avere Berserker da togliere. Per mettere un Glacial. Il livello è molto lontano. Chissà se ci arrivo vivo a fare un livello. 27 punti, no, non credo. Dovrei togliere Thresh. Però mi spiace troppo. Ma ha detto che però ho 3 Warden, quindi dai, chi se ne frega degli Ocean. Mi serve Olaf. Come ho fatto a dimenticarmi? Ah, l'ho trovato. Speriamo di avere un altro tour. Vai mondo, vai mondo. Ma perché mondo è così squishy però? Non capisco, non frizzo niente e mondo esplode. Non ci siamo, non ci siamo. I danni li ha fatti Twitch, veramente. Mi prendo un locket, voglio della resistenza in più su tutti, perché sto veramente esplodendo da chiunque, quindi voglio fare una frontline di Berserker Glacial con col locket e vedere se così ce la faccio. Devo difendere i miei 8 punti. Lui resta qui. Questo lo mettiamo qua. Diamo il locket a Singed. Questo va davanti. E questo di qua a proteggere Twitch. Lui lo posso lasciare di lì. Dovrei rollare per Singed e magari per Ezreal. Beh, l'importante è non perdere questa. Se no, sono fuori. Ah, Vladimir a 3 stelle, che brutta cosa.
No, dai, ce la dovrei fare. Questo ha proprio solo Vladimir. Bene. Ora devo rollare disperatamente per Singed e Ezreal, soprattutto Singed, ma Ezreal ovviamente mi serve. Bene, dai, manca solo più un Singed, dammelo. Ai ai ai, non me l'ha dato. Avrei dovuto fare ancora un reroll, ma ormai era finito il tempo, quindi. Dai, che comunque ho un team discreto, me la posso cavare. Ho la Feina Ultimate. Buono, buono. L'ho vinta abbastanza forte. L'ho eliminato in un colpo solo. E improvvisamente sono in top 3. Mi succede raramente di arrivare a 8 punti e fare un risultato discreto, però questa volta sì. Questo ha 4 Ocean, 3 Mage, 3 Summoner, 3 Inferno. Bel team. A Yorick con un botto di oggetti, Brand col Morello e la Rage Blade sull'attack speed per castare più in fretta, assieme agli Ocean vuol dire che tira un ultimate ogni 2 secondi. Io ho trovato una Rage Blade e la darò sicuramente a Olaf. Poi mi voglio vendere, Mundo a 3 stelle è un miraggio lontano, quindi ahimè lo vendo perché voglio avere più possibilità. Possibili, vabbè, più possibilità possibili di trovare il mio terzo Singed. E mi sa che per questo motivo mi venderò anche Volibear, ma in realtà no, perché non arrivo a 20, quindi semplicemente si rolla per Singed. 1, 2, 3. Tutto ciò che non è giallo non mi interessa alla fine. Nami. Taric. No, non dovevo, vabbè, tanto non l'ho trovato. Diamo la Rage Blade a Olaf, ovviamente, che è il mio main carry al momento. Dai, i Freeze ce li ho, purtroppo non sono riuscito a trovare questo Singed, ho avuto anche un po' sfiga, devo essere. Ah, sono contro il primo. Ah, ma siamo rimasti in due, questo ha perso dal drago, non me ne ero accorto. Vabbè. Dai, è un buon secondo posto, non credo di poter vincere contro questa bestia. Ed è un video carino, per cui lo pubblicherò anche a costo di pubblicare il mio tipo se quarto secondo posto di fila, ma dai, è stata una partita simpatica e ci vediamo alla prossima.